Siamo ancora qua, doppio video perché ci sono degli aggiornamenti che era giusto portare sul canale YouTube, per i quali forse mi pentirò o per i quali forse no. Prima di iniziare, qui sotto in descrizione OneFootball, la migliore applicazione sportiva per rimanere sempre aggiornati con tutto il calciomercato, oltre ovviamente al mio canale YouTube, scaricatela qui sotto e arriviamo anche a questo video almeno a 1200 like, perché proverò a portare dei contenuti inediti per quanto riguarda, almeno credo, YouTube Italia. Cioè, in realtà lo sono perché pubblicherò una mia chat di WhatsApp. L'avete visto il titolo? Ancora una soffiata. E so che qualcuno di voi è stanco di questa cosa, so che qualcuno di voi ormai ne ha le palle piene e mi prende un po' come un cazzaro, ma in realtà io tutte le volte che mi sono esposto quest'anno, cioè per Sarri, per De Ligt e per Dybala, Sarri è arrivato quando le persone parlavano di Guardiola, De Ligt è arrivato quando sembrava anche un attimino ferma la trattativa, col senno di poi qualcuno mi sta dicendo ma si sapeva, ma io mi ricordo bene in quei giorni in cui non c'erano certezze e tutti si interrogavano ma chi arriva, arriva Sarri, arriva Guardiola, arriva Inzaghi, chi arriva? E 20 giorni prima, 15 giorni prima vi disse Sarri, 10 giorni prima De Ligt, anche se qualcuno diceva ma Mimo, bisogna avere memoria storica. Per Dybala, il giorno di Dybala al Tottenham, vi dissi che mi avevano detto in realtà Dybala PSG opzione più probabile. Premessa, ho solo da perderci, perché quello che vi sto dicendo e che vi ho detto nel video di oggi è che se si fa a brevissimo, quindi non avrei neanche ragione di andarmi a giocare la credibilità del mio canale, e neanche questa persona che mi ha fatto queste rivelazioni ha la necessità di farmela giocare, e ve lo garantisco, proprio assolutamente no. Quindi se vi sto riportando queste cose è perché è sempre la mia fonte, io ne ho due di fonti. Una mi aveva detto questo, mi aveva parlato di Sarri, De Ligt e di Dybala, che non sarebbe andato al Tottenham ma avrebbe aspettato il PSG, e oggi mi ha detto, bam, lo screen, che Dybala e il PSG sono molto molto vicini. E mi si è spezzato il cuore, perché speravo di non ricevere un messaggio del genere, dato che comunque quando mi dava le notizie prima dell'ufficialità passavano una decina di giorni, visto che ormai avevamo metabolizzato Dybala alla Juve, Dybala che potesse rimanere alla Juve, io ormai davo per scontato di tenere Paolo Dybala. Non ho motivo, veramente, ma credetemi col cuore in mano. Cioè se voi, a prescindere, non volete credere a questa storia, se siete convinti che Dybala rimarrà alla Juventus 100%, fine, mettete dislike, chiudete il video, ma non andate a fare un caso mediatico nei commenti, perché io sto riportando queste notizie per chi è interessato alla mia versione dei fatti, per chi ormai ha visto che il mio canale comunque non sta dando delle notizie, e quando si sbilancia e dà delle aperture importanti in chiave calciomercato è perché qualcosa dietro si è mosso. Quindi questo è un video per i fedeli, una sorta di setta religiosa che si fidano di quello che esce dalla mia bocca. Intanto è notizia di oggi, è notizia di poco fa, che dopo una riunione con Bartomeu, presidente del Barcellona, e tutta la dirigenza del Barcellona, si proverà l'affondo per Neymar. Oggi in pausa pranzo ci eravamo interrogati, abbiamo detto minchia, è difficile spostare Neymar in questo momento, è più facile spostare la Torre Eiffel da Parigi piuttosto che Neymar. Il Barcellona sembra indirizzato a fare l'offerta per riportarlo in Spagna, e anche qua io non so come prenderla questa cosa, non so come bisogna ragionare su una cosa del genere, perché minchia, hanno già un attacco che fa paura. Va bene la cessione di Coutinho, ok, però c'è di Coutinho e fa in ingresso Griezmann e Neymar, cioè io non, sono anche un pochino sorpreso e confuso da tutto questo, veramente non so come prenderlo. Si parla di Rakitic come possibile contropartita di inserimento, e si parla di Dybala come possibile erede di Neymar al PSG. Vi dico anche però una cosa, sempre tornando sulla mia fonte, e io anche quando mi disse che era Sarri, ed era la prima volta che mi davano un'informazione, quindi non sapevo bene come prenderla, io ho voluto fidarmi di questa persona per il background che c'è dietro questa persona, ed è andata bene. Mi sono fidato con De Ligt la seconda volta ed è andata bene. Io non so a questo punto se devo sperare che vada ancora bene per salvare la faccia, o sperare che vada male perché voglio, che poi non è che voglio la permanenza di Dybala, è che al 19 di agosto trovo stupido andare a cedere Dybala, a meno che tu non abbia già l'accordo con l'Inter per Icardi, che dice vabbè, cedo Dybala, anche la Juve qua deve trovarsi un'offerta del Paris Saint-Germain di 80, magari la Juve ne vuole 100,
se ne prende 20 in più può dargli all'Inter 20 in più, può arrivare a 60 milioni per Icardi, dato che ve l'ho sempre detto, per me la valutazione di Icardi è di 40, ma il valore di Icardi è di oltre 100, ma in questo momento Icardi non può costare più di 40. Però se la Juve prende 100 milioni, ovvio che ha preso più soldi di quanto avrebbe preso cash dal Tottenham o dal Manchester United o con uno scambio con Lukaku, puoi dare qualcosina di più cash all'Inter. Però bisogna che poi l'Inter accetti. Io non sono così convinto che oggi al 19 d'agosto l'Inter possa accettare. Se la Juventus dà via Dybala, la Juventus deve tornare sul mercato. Qualcuno oggi mi ha detto, ma non è che la Juve viene rivale e rimane così, ma per l'amor del Signore, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Perché se già adesso la Juventus sembra un cantiere, una squadra incompiuta, una squadra incompleta, se tu dai via anche Dybala, che in questo momento, per quanto mi riguarda, è quello che ha più possibilità di fare il centravanti, non essendo centravanti, se tu dai via anche Dybala e rimani con Higuain e Mandzukic, io non lo so di cosa pensare se poi Dybala non lo sostituisce. Io, lo sapete, ho fiducia nella società, so che se la società fa determinate cose un motivo c'è, però posso dire di essere sorpreso di leggere queste cose. Poi ve lo dico ancora una volta, come dissi per Sarri, io spero di sbagliarmi, quindi spero che questa notizia che vi sto dando sia falsa. Però qualcosa si è mosso. Oggi in pausa pranzo vi ho detto, googlatelo, ne stanno parlando pochi, e venivano fuori poche cose, veramente. Ne venivano fuori pochissime informazioni. Adesso come funghi qualcuno sta iniziando a uscire, magari qualche verifica, qualche conferma. Questa notizia anche di Neymar un po' mi puzza sotto il naso e sospetta, proprio nel giorno in cui esce anche il discorso di Bala. Mi ha parlato anche di Dzeko, la mia fonte. Questo è uno screen che non avevo messo su Instagram perché ho detto voglio provare a fare il video apposta in cui per filo e per segno vi dico tutto. Mi ha parlato di Dzeko facendomi capire che in realtà Dzeko non è che è costata così il rinnovo, è saltato all'ultimo e mi ha detto che è saltato per colpa di Icardi. Ed io dalle 2 di oggi pomeriggio, lo vedete nello screen, non mi ricordo quando era l'ora, che ho detto ma com'è per colpa di Icardi, cosa vuol dire? Quindi Icardi rimane all'Inter, cioè nel senso perché l'Inter non dovrebbe acquistare Dzeko e la colpa è di Icardi? Significa che Icardi ha manifestato una volontà, cioè adesso non mi ha risposto, mi dà fastidio, sono passate 4-5 ore ormai e non ho avuto risposta, proverò a documentarmi magari per un prossimo video, però io voglio veramente che ragioniate su questa cosa. Che senso avrebbe espormi ad un rischio così grande di andare a citare qualcuno che per alcuni non esiste o che per alcuni è un ciarlatano che però ci ha sempre preso, avrà un culo così, e per una trattativa che vi sto dicendo che si deve concludere se non entro domani, entro mercoledì o comunque entro settimana, cazzo sabato inizia la Serie A, tra 2 settimane finisce il mercato, la Juventus deve intervenire, deve fare qualcosa con questi soldi. Parlate di Neymar, ma Neymar sta andando al Barcellona ed è economicamente insostenibile. C'è Pogba, va bene, potrebbe esserci Pogba, ma in questo momento la Juventus ha degli esuberi a centrocampo. In questo momento la Juve serve un centravanti per quanto mi riguarda. E adesso il centravanti della Juve ad oggi è Paulo Dybala, non può essere Gonzalo Higuain. Non può essere Gonzalo Higuain. E se hai questi in rosa, il centravanti o te lo fa Ronaldo o te lo fa Dybala. Ma Sarri ha espressamente fatto capire che lo vuol far fare a Dybala in questo istante. Però posso dire che la posizione di Dybala è confusa, perché si è passati dal volerlo cedere ad ogni costo a dichiararlo incedibile perché non c'era l'alternativa, a rimetterlo sul mercato solo ad un'offerta più alta, a farlo il capitano, il pallonetto di Trieste in cui la Juventus ha provato a sponsorizzarlo, Dybala che mette le cose sui social, fa capire che lui vuole rimanere alla Juve, fa capire anche una certa sicurezza nel rimanere alla Juve, e poi boom, fulmine a ciel sereno. Si può chiudere entro 2 giorni per Dybala al PSG. 100 milioni ragazzi, se il PSG offre 100 milioni la Juventus Dybala lo vende, però deve avere dall'altra parte, per quanto mi riguarda, per quello che vi dico io, un sostituto, perché se la Juve vende Dybala e non compra in questo momento siamo, non dico rovinati perché non è vero, c'è Cristiano Ronaldo, c'è Higuain, sono profili internazionali, di cartone internazionale, però un attimo di cagarella nelle mutande mi viene, se proprio devo essere sincero. Fatemi sapere più sotto nei commenti, io ovviamente proverò a tenervi sempre aggiornati e so che se siete arrivati fino a questo punto del video è perché veramente vi fidate della mia parola, siete consapevoli del fatto che tutto quello che vi ho detto nel canale, ok, vi ho fatto tanti video di rumor, ma vi ho sempre detto quando mi dicevano qualcosa, questo me lo dice la mia fonte, la mia fonte adesso mi dice questo, Dybala vicino al PSG, però come detto per Dzeko può saltare tutto in un secondo
e io mi auguro veramente che possa saltare tutto in un secondo, solamente perché non credo possibile l'arrivo di Icardi. In questo momento no, in questo momento no. Due settimane alla fine del mercato sarebbero degli incastri troppo grandi, ma come per quanto mi riguarda è paradossale anche Neymar al Barcellona. Io ve lo, cioè ormai io video dopo video vi dico che sono confuso, che non ci sto capendo niente. E per fortuna che ho qualche impronta, qualcuno che mi dice guarda accade questo, dato ci siamo spostati, accade questo, accade questo, accade questo. Perché sennò io veramente sarei stato rovinato, non avrei saputo gestire una sessione di calciomercato come questa senza aiuti esterni, e forse anche voi avreste fatto un po' più di fatica. Ragazzi, in questo istante è così, può cambiare da un momento all'altro, quindi seguitemi su Instagram, tra l'altro contentissimo perché ho raggiunto i 25k su Instagram, qua su YouTube siamo quasi intorno ai 140, quindi stiamo andando veramente fortissimo, di questo vi ringrazio, perché vuol dire che mi state dando fiducia, vuol dire che vi fidate di quello che vi dico. Però ragazzi, se oggi vi ho detto fake news, può essere una fake news o qualcosa del genere, adesso vi dico che qualcosa sotto c'è. Ci era parlato, mi è venuto in mente, di Dybala a pranzo con i dirigenti dell'Inter. Su questo non ho riscontri, credo anche che sia abbastanza una boiata grossa, anche perché l'Inter sta trattando Alexis Sanchez, e anche questo è un chiaro segnale del fatto che Dybala non andrà all'Inter, perché ovviamente se Sanchez andrà all'Inter non è che possono avere 1,5 milioni di punti. Non lo so, questo è quanto, più di così non vi so dire, ma vi terrò aggiornato costantemente qui sul canale YouTube e su tutti i miei social network di riferimento.